Ma mi piacerebbe anche che uscisse una cosa che poi utilizzo sul mio sito che dura 20 minuti, ma che rappresenta davvero noi. Per passione, nasce da un mio viaggio per passione per vedere una gara di mountain bike negli Stati Uniti a Mammoth Lake, dove conosco le prime due aziende che poi andrò a distribuire, che sono SDG e Speedplay. Il viaggio viene fatto insieme ai ragazzi di Ibis, che nonostante ci siamo stati insieme tanto tempo è uno dei pochi marchi che non ho mai distribuito poi nella mia storia. Per cui tutto nasce per la passione di andare a vedere questa gara di mountain bike, che era ai tempi la più famosa del mondo. Non era un viaggio fatto per aprire una società, era un viaggio fatto da un appassionato per vedere una gara. Ma là ho avuto la folgorazione di dire che bello sarebbe tornare e far diventare questa passione anche il mio lavoro. Il cammino che ha avuto DSB, che cos'è che secondo te l'ha fatta crescere? Beh, inizialmente sicuramente non è stato molto semplice. La carenza di fondi, cioè di soldi con cui siamo partiti, ha obbligato DSB a lavorare in una maniera che era molto difficile, ossia chiedevamo ai clienti di pagarci alla consegna della merce. Questo non è stato facile naturalmente, soprattutto perché arrivavamo anche con due prodotti molto complicati, perché una sella coperta in Kevlar come SDG e i pedali Speedplay non è che avessi in mano l'oro. Qui devo ringraziare alcune persone che mi hanno dato fiducia, che possono essere i fratelli Scavezzon, Andrea Vedovati, la Vicinonia dei Tempi, Michele Leonardi, gente che ha creduto nel prodotto e mi ha permesso di muovere i primi passi. La crescita poi è avvenuta piano piano, perché essendo appassionato mancavano davvero tanti prodotti in Italia come distribuzione, quindi è stato un costruire praticamente un mattone dopo mattone, contattando le aziende che mi piacevano e cercando di avere i loro prodotti, facendo anche tantissimi errori, perché la passione da un lato è molto bella perché ti carica di entusiasmo, ma ti faceva anche distribuire dei prodotti che erano belli sulla carta, ma poi nell'utilizzo reale erano delle merite ciofeghe, se così si può dire. Però mi ha permesso piano piano di costruire una credibilità nel mercato americano, non da poco. Diciamo che il vero punto di svolta, è brutto a dirsi, ma è quando Mortua Vita Mea, quando un importante distributore italiano ha fatto alcuni errori e ha permesso ad alcuni marchi importanti di decidere di cambiare strada. E questo ha fatto fare il salto di fatturato. Diciamo che io in un anno, a un certo punto, ho preso Giro, Camelback, Spinergy e Santa Cruz, che mi hanno portato immediatamente nell'anno successivo a fare un salto da 1 a 2. E qui anche devo ringraziare la mia banca, che mi ha aiutato a fare il salto da 1 a 2. Come ho detto, DSB è partita davvero con 15.000 euro. Ed è anche un invito per tutti quelli che ci vogliono provare, cioè non è necessario avere grandissimi soldi, è necessario essere fortemente seri e fortemente determinati. Ogni azienda sicuramente ha delle basi su cui è fondata. Per me sono quattro i pilastri. Il primo è la passione, il secondo la credibilità, il terzo sono i rapporti umani e il quarto è non raccontare mai palle ai clienti. Beh, passione sia
per il fatto che nasco come mountain bikeista o biker, chiamiamo così, per cui di fondo sono un biker, quindi ho la passione di capire le difficoltà in cui magari un cliente si va a trovare quando ha un problema con un prodotto, quindi non vivo sulla luna. Secondo, ho la passione perché amo questo lavoro, appunto perché amo la bicicletta a 360 gradi, non è che amo la mountain bike, non mi piacciono le pieghevoli, mi piacciono tutte le biciclette. Terzo aspetto, la passione per andare a cercare i prodotti, perché la ricerca dei nuovi prodotti riesci a farla solo se hai passione per quello che stai facendo. Soprattutto perché DSB ha sempre avuto la mancanza di prodotti famosi nel suo portafoglio, cioè ciò che è diventato famoso spesso è dovuto al nostro lavoro. La credibilità è quello su cui ho costruito le basi e credo sia la cosa fondamentale per un futuro che sta cambiando. Cioè essere credibili vuol dire parlare di cose di cui si ha conoscenza, essere di fronte ai miei rivenditori, a fronte di voi consumatori, una persona che quello che racconta sapete che non lo sta raccontando solo per vendervi una bicicletta, essere credibili di fronte alle aziende che rappresento, per cui non andare a sparare numeri giusto per impressionarli o giusto per raccontare, ma avere anche la libertà data da questa credibilità di poter criticare anche le scelte delle aziende che rappresento. Rapporto umano significa che DSB è fatta di persone, per cui all'interno di DSB ci sono le persone che sono dipendenti, ma siamo una piccola famiglia, si mangia nello stesso luogo, si lavora a strettissimo contatto, il rapporto umano con i rivenditori è fondamentale, io credo di avere buonissimi rapporti con molti rivenditori, il rapporto umano con le aziende che rappresento. Non riuscirei a vendere un prodotto se non avessi un rapporto umano importante con l'azienda che c'è dietro. È chiaro che oggi esiste anche la necessità di business, quindi devo anch'io ingoiare dei rospi. Però senza rapporto umano non credo che DSB può avere un futuro. E non voglio cambiarlo sicuramente. So che faccio degli errori nella valutazione delle persone, ma è sempre stata anche la forza di DSB. E il quarto è non raccontare palle, adesso non voglio passare per un santo che non ne racconta, ma filosoficamente, concettualmente non ho mai accettato di lavorare raccontando bugie alle aziende che rappresento, ossia sparando numeri che si potevano fare e poi non ho fatto, né prendo mai un ordine dal primo giorno in cui lavoro e anche oggi su una data di consegna che poi non sono in grado di mantenere. Sono anche uno molto franco e diretto perché è l'unico modo che ritengo utile per proseguire nel business. Preferisco sapere chi ho davanti, che sa esattamente quello che penso, che non lasciare zone d'ombra che non sono utili per me. Rapporto con il pubblico, Davide. Facebook ti ha aperto una grande finestra sul pubblico. Sì, diciamo che fino al giorno prima di Facebook ero sempre stato piuttosto lontano dal rapporto col pubblico, sia nei forum che nelle altre cose, erano più discussioni polemiche che si finivano ad alimentare. Facebook devo ringraziare Gianni Biffi, perché fino a quando lui e mi ha fatto una testa quadra sul valore di Facebook, c'ero sempre stato lontano. Oggi ne vedo un grandissimo potenziale, investo tantissima parte del mio tempo per seguire. Tengo a precisare per chi non lo sapesse che la pagina Facebook è gestita da me, dall'A alla Z, le risposte sono mie, gli argomenti trattati sono miei, nessuno scrive in mia vece o... Questo è però fortemente impegnativo, perché se vuoi seguire le persone che ti rispondono devi dedicare tempo, che non sempre ho. Però il potenziale è enorme, hai un contatto diretto con il consumatore, capisci cosa pensa esattamente il tuo consumatore che spesso invece viene filtrato dal negoziante. Lavoriamo ancora in una nicchia, nel senso che chi è su Facebook comunque è una nicchia del mercato globale. Però mi piace molto, se avessi il tempo ci dedicherei ancora più attenzione. Mi piace questo scambio di idee, mi piace anche il rapporto franco e diretto che Facebook dà. Non mi piace solo la parte offensiva di Facebook, la parte polemica, giusto per fare polemica.
la mia pagina è aperta, non clicco mai o banno mai nessuno. È chiaro, una pagina aziendale, cioè se uno vuol venire nella mia pagina a fare pubblicità Specialized, con tutta la buona volontà, le martellate sui maroni a nessuno piace darsene, per cui lo cancello. Però se uno critica un mio prodotto, e ce ne sono di critiche, non ho mai cancellato un commento negativo su uno dei miei prodotti. Cerco di andare a fondo della motivazione. Sì, tutti vediamo il potenziale, tutti vediamo però anche le difficoltà che internet porta al settore. Qui dividerei fra due aspetti: c'è un aspetto di aziende dietro, cioè le aziende che noi rappresentiamo, c'è un aspetto negoziante e un aspetto consumatore. Le aziende stanno lavorando su due fronti, secondo me, in contrasto fra di loro. Il primo è di vendere a noi distributori chiedendo numeri nel mercato tradizionale. Il secondo, non controllando i prezzi che i mail order vanno a fare nel mercato. Io non ho nulla contro la vendita internet. Ho molto da dire invece sull'aggressività permessa dalle aziende che rappresentiamo sui prezzi che in alcuni momenti accadono, perché è deleterio per il valore del marchio, è deleterio per il rapporto con il negoziante ed è deleterio anche nel rapporto col consumatore, perché si immagina che siamo tutta una categoria di ladri. Allo stesso tempo dico ai miei negozi e a me stesso che il mondo sta andando in questa direzione, che è giusto lamentarsi, poi bisogna essere proattivi per cercare di rispondere a questo mercato e alle necessità del mercato. Non può essere una semplice comparazione tra il prezzo internet e il prezzo del negozio. Primo, perché le quantità acquistate probabilmente dai giganti di internet sono superiori a quelle che io vendo in tutta Italia. E secondo aspetto, i negozi devono imparare a vendere la loro professionalità, cosa che su cui a chiacchiere ne parlano, nella realtà non tutti poi sono in grado di applicare. E aggiungo anche i privati, che oggi hanno la pretesa di poter comprare a prezzi internet nel negozio tradizionale. Il negozio tradizionale ha costi che sono ben diversi rispetto a una struttura internet, all'affitto, alla luce, deve dare servizio, deve ascoltarvi la sera quando avete le vostre paturnie o i vostri piccoli problemi, spesso vi consiglia nel prodotto, è tutto un valore che deve avere una remunerazione. Non conosco il lavoro, nessun lavoro che possa stare in piedi se non ha una corretta remunerazione. E chi pensa al contrario, guarda solo il suo interesse di risparmiare 2 euro, secondo me non fa del bene al nostro settore. La bici ideale. Non credo che esista una bici che si avvicina alla maggior parte delle necessità di ognuno di noi, sapendo che comunque ognuno di noi è diverso dall'altro. Nel mio caso, nell'ultimo periodo, la mia bici ideale è la Evil Following, partendo da un presupposto che non ho mai amato le 29, quindi per me è stata una scoperta, una doppia scoperta. Ho rivalutato una dimensione ruota che non mi era mai piaciuta e ho scoperto una bici che con 120 di escursione non mi ha fatto mancare niente in nessuna delle mie uscite. Questo mi ha aperto anche un mondo nuovo, che vuol dire che non devo avere convinzioni radicate che non possono cambiare nel tempo, appunto perché la tecnologia cambia. Le 29 di prima erano una cosa, questa 29 è un'altra cosa. Le 650 Plus possono diventare il nuovo futuro? Non lo so. Oggi non le ho ancora provate, non posso dirle. Qualche dubbio ce l'ho, però devo tenermi la mente aperta di valutarla solo dopo che l'avrò provata e soprattutto dopo che magari questa tecnologia viene portata avanti 1 o 2 anni. Non pensi che ci siano troppi standard in giro in questo momento? Beh, questo è il problema di questo, è il problema principale di questo settore. Per cercare di continuare a tenere viva l'attenzione dei clienti finali si continuano a cambiare standard anche in zone dove il vero vantaggio tecnico non esiste, è più un vantaggio progettuale di costruzione, che tuttavia non ha portato all'abbassamento dei prezzi, perché qualsiasi argomento è stato fatto di aggiunta di una dimensione più grossa, di un carro più largo, ha portato a continui aumenti di prezzo, non a diminuzioni di prezzo. Per cui ritengo che questo settore sia, tra virgolette, governato
da una serie di persone che non guarda mai più in là di un anno di vendita. Turning clouds in a mass, hails in a horse, oh, dancing between the lines of a moon not yet sold. The radio's playing stupid and it reeks of stale cigarettes. The light through the window already reflects on gray. That sink in your stomach when everything. Sicuramente questo, Simone, è il futuro. Piaccia o non piaccia ai puristi della mountain bike o delle bici, la bici elettrica apre un mercato completamente nuovo in due ambiti. Primo, avviciniamo tutta una serie di consumatori che non si allenano durante la settimana, non hanno tempo o non hanno voglia. Quindi la bici elettrica è la prima risposta per chi non fa tanto sport. La seconda risposta può permettere anche alle mogli di unirsi ai mariti, se si ha voglia. Terzo aspetto che non sottovaluterei nel lungo periodo, che la bici elettrica permette di fare giri davvero lunghi, quindi anche a uno allenato che magari non ha la gamba per stare in giro tutto il giorno, la bici elettrica può permetterti di fare percorsi che una volta non ti saresti mai immaginato di fare, per cui si apre un mondo davvero ampio. Oggi siamo ancora al giorno zero per l'Italia, nel resto d'Europa no. Credo che Mountrucker abbia fatto una bellissima cosa ad unire gomma larga, per cui la 650 Plus, con motore elettrico. Credo che sia veramente la combinazione perfetta per la bici elettrica. Io però sono innamorato anche della bici tradizionale, e quella che mi ha aperto di più lo spirito quest'anno è la bici gravel. Non so se se ne venderà, non so come andrà il mercato, non so se è solo una moda passeggera, però tornare ad andare in bicicletta sui fiumi a 40 all'ora è davvero un'esperienza che consiglio a tutti. Tutti mi dicono con le 29 si fa le stesse cose. Non è la stessa cosa. Invito tutti davvero a provare una gravel, non per comprarla, per provarla, per poi capire davvero che è un'altra bici. I heard a million voices, happy as clams, but I'm trying to retain. E definire un futuro è davvero complicato, soprattutto perché ci sono due o tre aziende che, se decidono una direzione, volenti o nolenti, quella diventa la direzione del mercato. Se guardo ai miei gusti personali, credo che siamo cresciuti troppo nell'escursione e che non a tutti questa escursione serva nella maggior parte del proprio tempo di utilizzo della bicicletta. Per cui credo che una diminuzione dell'escursione sia il futuro, per come io vedo io, di uno che utilizza la bici a 360 gradi. Resteranno naturalmente le specifiche, l'enduro race, il cross country puro, però la bici totale secondo me deve avere 130 di escursione al massimo. Ruote sceglietele voi, 27,5 o 29. Sicuramente da qua, io penso a 3 anni, il lavoro di distributore non sarà quello che stiamo facendo attualmente. Potremmo diventare agenti di aziende estere, che potrebbe essere una soluzione, per cui utilizzare la nostra esperienza nel mercato italiano. Oppure potremmo diventare quello per cui DSB era nata inizialmente, distributore di marchi di estrema nicchia, che non avranno mai la forza di arrivare direttamente sul mercato italiano. Difficile oggi pensare a una DSB piccola, anche perché siamo 6 persone, e con tutti i costi che una struttura di questa dimensione comporta. Però è un mondo che non puoi fermare, cioè puoi solo dire cerchiamo di reagire nel miglior modo a questo cambiamento, senza stare a dire una volta era così. Tanti lavori sono andati persi, vediamo chi vendeva dischi, chi vendeva videocassette, per fare esempi banali, che pensavamo fossero lavori, che un giornalaio, pensavamo tutti fossero lavori infiniti, e oggi io e te siamo qua di fronte a parlare con una rivista internet che 10 anni fa nessuno avrebbe mai pensato potesse esistere. Quindi i cambiamenti
sono il succo della crescita, difficile magari per noi riuscire a trovare la risposta al cambiamento. Questa è la vera sfida per DSV adesso, trovare la risposta al cambiamento. Quando tu lanci un'azienda, l'ultima cosa a cui pensi è il nome, fino a quando ti trovi davanti alla Camera di Commercio e devi dirgli: ma come si chiama questa azienda? DSV non è altro che l'acronimo di Davide e Stefania Monendrini, che sono i due soci di DSB, e senza cui, senza mia moglie che il giorno che le ho detto abbiamo 30 milioni, posso fare una cazzata da 30 milioni, mi ha detto provaci, se no saresti qui tutta la vita a dirmi che non ti ho lasciato provare, e credo sia la cosa più bella che mia moglie ha fatto per me. On that dusty old road, see those clouds as mountains and rust as gold.